Allora, siamo Live! viva! Siamo live! Lo scriviamo anche. Siamo live! Aspettiamo gli occhietti e Siamo cominciamo. live. Facciamo un gioco. Proviamo a stare zitti finché non arriva qualche occhietto. Un occhietto è arrivato. Adesso un occhietto solo. Intanto io vado a collegarmi su A Facebook. collegarmi. Eccoci. Siamo arrivati. Vado a collegarmi e vedere se è tutto perfetto. Eccoci qua, siamo perfetti. Siamo perfettissimi. Siamo puntualissimi. Puntualissimi, aspettiamo gli amici. Vero? Allora, io vado qua, rimango qui, così se qualcuno ci vuole scrivere, ci scrive. Come al solito abbiamo il nostro, io volevo mettermi la camicetta come va messa, ma in realtà non ci si riesce, non ci sta. E allora, sai cosa ti dico? Che se va su, non importa, perché non è che posso tutta la sera. No? Allora, vediamo un po'. Esatto, mi ricordava tanto il nostro meraviglioso Balletto. balletto che non so perché Nuloggi si è rifiutato di fare. Allora, amici, benvenuti a questa nuovissima puntata di Altalena di Letture. Questa sera io e Nul abbiamo deciso di fare una puntata diversa dalle solite perché anziché leggere brani di romanzi, leggeremo due fiabe. Due fiabe di un autore che si chiama Massimo. Sì, ciao. Due fiabe di un autore che si chiama Matteo Abate, che ci ha lasciato pochissimo tempo fa, e abbiamo deciso di ricordarlo attraverso le sue fiabe. Lo dirò nell'arco della puntata più volte. È acquistabile l'ebook del suo libro che si chiama Fiabe Libere, edito, oddio non mi ricordo più, Sicché. E poi faccio presente che a breve uscirà anche il cartaceo. Quindi al momento è disponibile su ebook, ma sarà disponibile anche cartaceo. Per cui non perdetevi l'occasione di avere insieme, tutte insieme, queste fiabe perché sono una più bella dell'altra. Allora, Nul, mi racconti un po' tu com'è andata con queste letture, come ti sei trovato? Io mi sono trovato benissimo con queste letture. Specialmente le due che abbiamo scelto mi hanno colpito particolarmente. Perché a quanto pare Lucia mi conosce bene, sono i miei gusti. Perché infatti una parlerà di animali. E tutti sanno che gli animali io li amo. E la seconda, di cosa parlerà Lucia? Ce lo vuoi Di cosa raccontare? parlerà la seconda? Non so se ve lo voglio raccontare. Perché? Mi sa che no. Ah, non lo raccontiamo? No, vorrei proprio invece di no. Anche se è un argomento, no? Anche questo a noi molto familiare, no? Vabbè, dai, lo anticipo. Si parla di libri gialli in realtà, quantomeno all'inizio, perché c'è qualcuno appassionato di libri. Allora, appena io ho iniziato a leggere questa fiaba, ho detto nostra, se si parla di libri, anche se se ne parla solo per 5 righe, per noi è nostra. E soprattutto c'è un'altra cosa che contraddistingue questa fiaba, la curiosità. Vero? E Sì. Io visto che sia io che Nul siamo due molto curiosi, di abbiamo meno, deciso, direi. ah sì? Dici che sei meno curioso di me? Questa cosa va indagata e poi la vedremo, lo scopriremo. Alla In ogni prossima. caso, visto che lui, o meglio, lui è meno curioso di me, e questa cosa la scopriremo nelle prossime puntate, andiamo a cercare di capire di che cosa stiamo parlando. Faccio una gran fatica a indicarti stasera. Allora, direi che siamo a. Caspita, ci sono un sacco di occhietti. 15 occhietti abbiamo già. Quindi io Wow. direi di cominciare perché le fiabe,
Sono un po' lunghe, vero? In realtà l'abbiamo scelta accuratamente. Adesso nella nostra live che facciamo ormai di pubblicità abbiamo detto che avevamo scelto quelle che ritenevamo essere anche più dialogantibus, in modo che riusciamo Yenul, a farci i nostri soliti dialoghi. Allora, cominciamo con la prima fiaba che si intitola La sfida dei veterinari. Sei pronto? Certo, nato pronto. Partiamo! Bastiano poteva essere un grande veterinario. Aveva la vista d'aquila, il tocco vellutato, la mano ferma, l'intuito per la diagnosi, la competenza di chi ha studiato a lungo. Tuttavia, anche una passione viscerale per la scrittura e per i racconti che gli impedivano di svolgere con serenità ed efficacia la professione. Lui avrebbe fatto a meno di quel bestiame che gli passava sotto mano, ma la pressione dei genitori per migliorare la condizione sociale e l'ambizione a sentirsi chiamare dottore, anche se soltanto di mucche, cavalli e cagnolini, lo spinsero a malincuore ad abdicare la scrittura, suo vero e unico pensiero, per dedicarsi agli interventi chirurgici. Quando si antepone l'interesse alla passione, accade quello che capitò a Bastiano. E cioè che nel bel mezzo degli interventi più delicati gli venisse in mente la trama intrigante di un racconto e che lì, seduta stante, mentre la pecora versava con le budella di fuori in condizioni pietose, egli tirasse fuori un taccuino e cominciasse a scrivere tranquillo, tranquillo i suoi appunti tra la costernazione generale degli assistenti. Ma nessuno osava proferire parola o parere perché Bastiano era il primario. Così finì per diventare un inaffidabile medico e uno scrittore di racconti frettolosi. O uno scrittore frettoloso di racconti e, vabbè, insomma, buono né a uno né all'altro. Frettoloso, certo, perché doveva scrivere in fretta i suoi appunti prima che la pecora, e dico pecora perché è il primo animale che mi viene in mente come vittima sacrificale, ma sarebbe potuto essere anche un pachidermo, un ermellino, una puzza o un fagiano. Prima che la pecora, dicevo, gli scappasse morta da sotto le mani. E quando non gli scappava morta, aveva qualcosa fuori posto. Per esempio, la coda sul naso, o le orecchie sulla pancia, o il fegato al posto del cuore, o gli intestini sopra e i polmoni sotto. E la povera pecora, al risveglio, nei casi in cui si risvegliava, si sentiva diversa, poverina, e se osava protestare con un innocente beh. Ammesso che la lingua si trovasse ancora in bocca e non al posto della coda, veniva rimbrottato da Bastiano, che si era nel frattempo immerso in un'altra trama della sua fervida fantasia. Però i clienti continuavano a non mancargli perché Bastiano aveva fama di bravo cittadino. Anzi, di cittadino per bene, che fa più effetto, ossequioso delle tradizioni, rispettoso della famiglia, ordinato, studioso, facoltoso, insomma, un vero modello civico. E poco importava se di tanto in tanto s'ostinava in quella bizzarra fissazione narrativa e qualche gallina ci lasciasse le penne, o qualche cane il pelo, o qualche gatto i baffi. Era meglio affidarsi ad un veterinario per finta, ma per bene, che a uno per bravo, ma per vero. Uno bravo per davvero, c'era davvero in realtà, ed aveva lo studio proprio di fronte a quello di Bastiano, proprio dall'altra parte della strada. Ma non ci andava nessuno, perché più che uno studio medico pareva una fattoria, anzi era proprio una fattoria adibita a studio, per far trovare gli animali a loro agio. Mentre al contrario lo studio di Bastiano era liscio liscio, chiaro chiaro e squadrato squadrato. Un'impeccabile clinica di bellezza, come se gli animali andassero dal veterinario per farsi belli, più che per farsi sani. In compenso si sentivano a proprio agio i padroni e trovavano l'ambiente di proprio gradimento. Non è che il veterinario di fronte fosse invidioso di Bastiano e dei suoi clienti, però soffriva parecchio quando sentiva i nitriti di disapprovazione o gli squittii terrorizzati, o lo starnazio cinese delle oche italiche che fuoriuscivano dalla sala operatoria bastianea. Dopo gli interventi, quando, cioè, gli animali si rendevano ben conto di cosa avesse combinato quel cosiddetto dottore, che metteva arti e piume e penne e zampe e code al contrario,
da cui il soprannome Bastian Contrario. E ancor più soffriva quando li vedeva uscire, trasfigurati, somiglianti a tutto tranne che ad animali conosciuti, povere vittime dall'ispirazione letteraria del primario. Così non ne poteva più di non dormire la notte per la coscienza che gli rimordeva. Perché quando si vedono cose storte e non si interviene, la coscienza rimorde. A molti, a pochi, ad alcuni. Comunque, al nostro Santino, di certo. Al nostro Santino, la coscienza mordeva le caviglie nel sonno e al mattino era sempre costretto a zoppicare. Ma il venerdì del primo del mese prossimo, alle 9 in punto del mattino, dopo l'alba e prima di mezzogiorno, Santino attese Bassiano davanti alla porta scorrevole della clinica, che quella mattina non scorreva più, perché l'aveva fissata con l'attac, e quindi il personale e i clienti erano assemblati costernati sul vialetto in attesa dell'arrivo del primario Bastian Contrario, che, come tutti i primari, si faceva attendere e arrivava sempre dopo, il che gli conferiva aura, blasone e importanza. Quando si fermò con la Cadillac blu davanti al vialetto, gli corsero incontro e cominciarono a picchiettare allarmati al finestrino, gesticolando e mimando la gravità della situazione. Ma Bastiano, da dentro, faceva cenno di attendere ancora un attimo, perché stava appuntando l'ultima traccia di racconto che gli era venuta proprio lì lì, mentre spegneva l'auto. Che pazientassero ancora un paio di minuti. Scrivacchiò sui fogli poggiati sullo sterzo, con la testa curva curva e il muso che quasi annusava la carta. Quando finì, con uno scatto rilassò le spalle e la testa sul sedile, chiudendo gli occhi, come chi provenga dalle fatiche di Ercole. Mentre fuori si cercava febbrilmente di far capire al dottore che sì, insomma, non era proprio normale che li trovasse lì, clienti e personale, attorno alla sua auto. Ma si sa che gli scrittori non vogliono sentire ragioni quando la musa li interpella. Certo, se il tuo mestiere è un altro e non fai quello che sei, si creano strani ingorghi e situazioni spiacevoli. Intendo, sì, ecco, per i pescatori veri il pescare è un piacere, per i gelatai veri fare il gelato è un piacere e per gli avvocati veri l'avvocatura è una gioia e per le cuoche vere la cucina è un super piacere, anche per i veterinari dovrebbe funzionare così. Per i veterinari veri, curare gli animali è una gioiosa missione, il primo piacere in assoluto. Noi sappiamo che Bastiano aveva scelto veterinaria non per piacere, ma per fare un piacere. E che il suo sommo piacere, anche se non era il suo mestiere, era la scrittura. Perciò tralasciava il suo mestiere per un piacere che non era il suo mestiere. Spero di essermi spiegato. Finalmente scese dall'alto. Cosa? E chi ha osato far questo? E perché non mi avete avvertito subito, appena sono arrivato? So a cosa pensate, ma il primario è come il cliente, ha sempre ragione. Tutti fecero finta di non aver sentito, però udirono bene il proclama tonante di sfida che proveniva da dietro le loro spalle. Io ti sfido, veterinario Bastian Contrario, avanzava pieno di contegno cavalleresco il Santino. Qui davanti ad infermieri, clienti e animali, io ti sfido. Ah, ecco spiegato il mistero. E Bastiano si diede una manata sulla fronte, sporgendo all'indietro la testa in una pittoresca risata. Ridi, ridi, ridi pure, dottor Bastiano. Io dimostrerò che gli animali preferiscono essere curati da me piuttosto che da te. La risata restò smorzata in gola a Bastiano, come un gargarismo mal riuscito, e piano piano la sua faccia divenne paonazza. Anche gli animali trattennero il respiro. Mentre i padroni no. Per i padroni, gli animali preferiscono quello che preferiscono i padroni. E in genere è così. Ma in quel caso era diverso, perché sotto le grinfie del veterinario scrittore ci sarebbero andate le penne, le piume, le pance degli animali, mica le teste dei padroni. Infatti, quando Sandino, svelto,
Corse dall'altro lato della strada e piazzandosi davanti alla sua clinica fattoria urlò. Animali, quale clinica preferite, la mia o quella del primario Bastiano? Allora cominciò un tirare di guinzaglio imbestialito, uno starnazzare e zampettare inferocito dentro le gabbiette e trasportini, e le braccia e le gambe dei padroni si tesero allo spasimo per trattenere i loro sottoposti, i loro animali, che avevano scelto in coro, in gruppo, di svegliarsela. Da quell'altro lì, che diceva di essere un veterinario. Verso quella cosa lì, che aveva tutta l'aria di una stalla, non ci fu nulla da fare. La fama di Bastiano lo precedeva. Ognuno di quei poveri animaletti aveva avuto un parente, un amico, un vicino di cuccia straformato dal pericoloso veterinario, e ognuno di loro aveva ricevuto lo stesso avvertimento e consiglio: stai alla larga da Bastian Contrario. Così non si fecero ripetere l'invito di Saltino, che tra l'altro profumava di persona buona. Eh già, gli animali giudicano a olfatto, non ad abiti firmati. Non se lo fecero ripetere dunque, strapparono i guinzagli, sfondarono gabbiette e trasportini e si catapultarono in velocità dentro la fattoria per occupare i posti migliori, in questo perfettamente uguali agli esseri umani. Aveva un bello sbracciarsi il primato Bastiano. Tornate indietro, che fate, incoscienti deficienti? E voi? Rivolgendosi ai suoi aiutanti medici e infermieri, che state lì impalati? Ma i suoi infermieri e dottori si tolsero il camice e passarono al nemico, chiedendo a Santino di prendere a lavorare nella sua fattoria. Con vera gioia li accolse Santino, che sapeva accogliere soltanto così. Ai nostri animali, protestarono i padroni dal marciapiede dell'altra clinica, ma non ai nostri portafogli. Curateli pure, quegli ingrati, ma curateli gratis. E siccome videro il povero Bastiano piangere, ginocchioni, lacrime di rabbia, orgoglio ferito, e loro preferivano senza dubbio lui, che era un cittadino per bene, ossequioso della tradizione, rispettoso della famiglia, un modello civico, insomma, per evitare che la bellissima e modernissima clinica chiudesse, cominciarono a, non ci crederete mai. E non ci credevano nemmeno dall'altra parte del marciapiede, quello della fattoria. Infatti, i padroni cominciarono a imitare gli animali. Chi il cavallo, chi l'oca, chi il pipistrello, chi il serpente, chi l'elefante, chi l'iguana, chi il pulcino, chi il cinghiale, chi il criceto, chi il cane bianco, chi il gatto grigio. E in quel ritrovarsi circondato ancora da animali così bizzarri, più bizzarri di quanto gli conciasse in genere lui stesso, il primario Bastiano si riebbe. Si sollevò con rinnovato contegno maestoso, con spalle ben dritte e torace sporgente, si rivolse ai suoi nuovi pazienti ed esclamò: vediamo come posso curarvi. Non è vero, non disse questo. Disse invece: mi è appena venuta l'ispirazione per un nuovo racconto. E come sempre. Sul taccuino la puntò! Bella, 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 molto, molto divertente questa fiaba che insegna tante cose, no? L'abito non fa il monaco, però a volte sì, giusto? E allora Sì. una riflessioncina la dobbiamo fare, perché essendo altalena di letture, no? Dobbiamo per forza fare una riflessione su questo. E facciamo una riflessione che mi viene giusto appunto in mente in questo momento, quindi sei pronto? Vai, vai, vai. Prontissimo. Allora, è più importante realizzare i propri sogni o realizzare oppure guadagnare tantissimo? Beh, allora, tutte le persone famose, ho visto un'intervista di Steve Jobs, mi sembra, che No, è diceva giusto. che le persone famose fanno, cioè se ci rendiamo conto, fanno quello che gli piace fare. Perché se non ti piace, non ami fare una cosa, la molli dopo un po'. Cioè, o la fai perché
non trovi lavoro e quindi devi fare una cosa che però non ami veramente, oppure ci sono alcuni lavori, tipo lo scrittore, che non puoi fare se non lo ami davvero, perché poi molli e prima o poi te ne vai. E anche magari delle persone come gli sportivi che guadagnano tanto, comunque, se non amassero davvero lo sport che fanno, non si sarebbero continuati ad allenare costantemente e non sarebbero arrivati a quei livelli. Sono d'accordo. C'è anche da dire una cosa che però non va trascurata, ovvero l'umiltà e il talento. Perché io ti posso dire che mi piacerebbe tanto essere un'étoile della Scala, ma se non sono capace a ballare, allora va bene provare, no? Quando si è più piccoli, quando si è giovani, normalmente si iniziano 18 sport contemporaneamente, no? E allora piano piano scarti, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace. Poi c'è il talento, e secondo me il talento si vede subito. Cioè, secondo me tu, se avete voglia di andare in libreria con Null, il canale YouTube di Null, e andate a cercarvi i suoi primi video, si vede, ma si vede che ha talento. Poi, diventando grande, adesso Grazie. è già più grande, ha 5 anni di più rispetto a quando ha cominciato, forse anzi qualcuno in più. Hai cominciato quanti anni avevi? 5 o 7? Non me lo ricordo. Boh, Quando hai credo cominciato? sette. 7. Sette. Quindi in 5 Sette, otto. anni ci sono i video. La cosa più bella di questi social è che si può vedere la crescita esponenziale che ha avuto questo ragazzino. Permettimi di chiamarti ancora ragazzino perché sennò io sarei ottuagenaria, sono troppo ottuagenaria, non è possibile, ma dovrei essere una megera. Già domani sera farò una puntata con la mia collega dove parleremo di Tardone, ma lasciamo perdere. E rimaniamo giovani questa sera e devo dire che, tornando a bomba, come dico io, il talento è veramente importante. Quindi, come si vedeva immediatamente la tua passione e il tuo talento, ahimè, qualche volta questo non accade, no? E anche negli scrittori, noi ne conosciamo tanti di scrittori e soprattutto abbiamo letto tantissimi libri e ci è capitato di leggere anche libri di persone che insomma proprio il talento non è che ce l'avessero, no? Quindi magari qualche scrittore emergente che fa benissimo, è bravissimo, sono contenta che lui provi a scrivere, però. E allora in quel caso ci vuole l'umiltà, perché se uno pensa di aver scritto la Divina Commedia, magari rimane deluso, no? Quindi, tornando all'argomento della fiaba, c'è questo personaggio che alla fine, anche un po' per far felice la famiglia, fa un mestiere che non gli appartiene, no? Però nel suo cuore c'è la scrittura. E allora, come giustamente scrive Matteo, occhio, perché si rischia di non fare bene nessuna delle due cose, perché mentre opero penso al racconto e quando faccio il racconto intanto opero. Intanto scrivono. Nel primo video che hai messo online avevi 8 anni, quindi qui c'è la precisazione, così sono passati 4 anni dal tuo primo video. Poi andiamo a vedere un po' i commenti che li vedi tu, no? Leggiamone un po'. Ce ne sono tanti, eh? Ho visto un commento bruttissimo. Bruttissimo, che senso? Bruttissimo. Che qual è? Si chiama In libreria con Null. No, leggi quello dopo. Allora, c'è Lucia Caponetto che dice: "Ciao Gabriella. E poi cosa dice Lucia Caponetto? Glielo compro io il coniglio." Sì, lo voglio un coniglio. Coniglietto. Quindi abbiamo superato il commento brutto di libreria con Null, perché lei te lo compra, no? Poi andiamo avanti con i commenti, ci dicono bravissimi. Poi, Simona Ausili, sai che Simona Ausili era una mia collega tanti anni fa nel mio lavoro precedente. Poi c'è Gabriella Duraggio che sta guardando, bellissima fiaba, bravi, scrive Vera Giorgianni. Anna Maria Abate, che è la sorella di Matteo. Ciao Anna Maria, la salutiamo. Ciao. Ci scrive bravi. Bravissimi, scrive Luciana Riu. Quindi direi che abbiamo avuto successo noi e soprattutto questa fiaba meravigliosa. Che cosa possiamo dire ancora di questa fiaba? Ti viene in mente qualche cosa? Beh, il fatto che Santino
fa proprio un alloggio per gli animali a stile fattoria, piuttosto che Bello, tenerlo di lusso, però solo di lusso, cioè è solo lusso. quindi anche qui capiamo quanto sia importante sentirsi a proprio agio, no? Uno può vivere in un castello e avere il terrore di toccare e rompere, invece vivere in un ambiente un pochino più tradizionale, un pochino più umile, ma essere felice, giusto? Con la sua libreria dietro. L'importante è che ci siano i libri, tanto per cominciare. Un castello senza libri Libri. sarebbe terribile. Un castello di libri, invece, si potrebbe anche valutare di poterci andare a vivere. Cosa dici? Sì. Un letto col materasso di libri, però un po' scomodo. No, meglio intorno. Tutte le E un pareti bel di libri. piumino. I pareti di libri, caspita, che meraviglia. Immagini i libri. No. Vabbè, può bastare, cosa dici? Andiamo un po' avanti. Intanto chiediamo, visto che stasera siete tantissime, ci mandate cuori, ci scrivete commenti, vi prego di commentare. Visto che siamo a metà dell'opera, io ricordo a tutte le persone che ci stanno ascoltando che Fiabe Libere di Sicché Editore si può trovare in ebook. E a breve sarà possibile anche acquistare il cartaceo, perché so per certo che ci si sta muovendo, anzi si stanno muovendo per poter avere anche il cartaceo. Quindi avremo l'opportunità, come piace a noi, di toccarli con mano, perché ci piace a noi avere i libri. Allora, adesso partiamo con un'altra fiaba e direi che questa fiaba la inizi tu. Io dico soltanto il titolo, d'accordo? La fiaba si intitola Fiaba del... Qui c'è qualcosa sotto. Vai! Incomincio io. Il padre di Asia adorava leggere libri gialli, quelli in cui c'è un mistero da risolvere. Amava così tanto leggerli che si era procurato una partita di lampadine gialle per poter avere la luce gialla mentre leggeva il giallo nel suo sgabuzzino segreto, rannicchiato su uno scatolone con la mano destra sotto il mento, tra la mezzanotte e la 3 del mattino. Perché poi doveva andare ad aprire l'edicola. La signora Carla, che era una gran casalinga e un'ottima cuoca, guardava con simpatia all'ennesima mania del marito. Anzi, a dire il vero, se l'era sposato proprio per le sue simpatiche fissazioni, che spuntavano una settimana sì e l'altra pure. Come portare sempre tre capelli fuori posto, o indossare calzini spaiati, o sgranocchiare semi di melograno a posto dei popcorn. Perciò, quando comparve quel nuovo vezzo, non si meravigliò né si allarmò, pensando che di lì a 10 giorni Tullio si sarebbe stufato di leggere. Invece, non si trattò della solita mania passeggera. Ben presto il marito cominciò ad aggirarsi con fare circospetto e ogni 5 passi diceva con voce cavernosa: «Qui c'è qualcosa sotto!» E cantava l'uccellino. Qui c'è qualcosa sotto! Se il sole sorgeva all'alba e calava al tramonto. Qui c'è qualcosa sotto! Se un clacson strombazzava. Se Qui c'è qualcosa sotto! un passante zoppicava. Qui c'è qualcosa sotto! Se un altro passante andava veloce. Qui c'è qualcosa sotto! Se si trovava imbottigliato nel traffico. Qui c'è qualcosa sotto! Se gli chiedevano un'informazione tipo dove si trova via Tal dei Tali. Qui c'è qualcosa sotto! Se Un l'aeroplano aeroplano. cadesse sul cielo! Qui c'è qualcosa sotto. Se le onde si ripetevano sulla battigia? E qui c'è qualcosa sotto. Se la lancetta dell'orologio faceva tic-tac? Qui c'è qualcosa sotto. E se la sveglia dell'iPhone squillava? Così Tullio decise di vendere il chiosco dei giornali e di aprire un'agenzia di investigazioni per dedicarsi alla sua vera vocazione, scovare cosa c'era sotto. Con la mantellina veletta della nonna sulle spalle e il pisne del nonno per sbirciare i particolari più nascosti, Tullio attendeva fiducioso che qualche cliente entrasse nel suo ufficio. Siccome non entrò mai nessuno, egli si inventò casi e clienti e cominciò ad indagare a piacimento. La storia continuò per ben 5 anni. Altro che mania passeggera!
La piccola Asia crebbe così con il ritornello costante nelle orecchie. Qui c'è qualcosa sotto, qui c'è qualcosa sotto, qui c'è qualcosa sotto, qui c'è qualcosa sotto. Pian piano, inevitabilmente, secondo rigida catena causa-effetto, cominciò a sbirciare il di sotto delle cose. Se si mangiava a casa con i parenti, Dove è finita Asia? Asia era sotto al tavolo per rendersi conto di com'era sotto il tavolo. Se si stava davanti alla TV, finita Asia? Asia stava sotto la TV perché era più interessante che davanti. Davanti la vedono tutti, la TV. Cosa hai fatto? Si disperava mamma Carla. Hai creato un mostro. Guarda la nostra piccolina. E aveva 30 anni. Guardala la nostra piccolina, sempre sotto alle cose, è lo zimbello di tutti, non troverà mai marito, né lavoro né amici. Invece Tullio, che aveva ormai abbandonato da tempo l'attività investigativa, si sentiva orgoglioso quando vedeva Asia esplorare il sotto delle cose in casa, della poltrona, delle sedie, della scrivania, del lavello e di sopra dei lampadari, perché nei lampadari, ovvero di sotto, ciò che non si vede è di sopra. E anche per strada Asia compiva meraviglie. Se un cameriere portava un vassoio con bibite e stuzzichini, Qui c'è qualcosa sotto. lo bloccava e verificava il di sotto del vassoio. Se un passante aveva prurito e si grattava sotto l'ascella. Qui c'è qualcosa sotto. Alzi, sollevi il braccio. E continuava sotto l'ascella. Naturalmente ci trovava l'ascella. Se un neonato piangeva. Qualcosa sotto e in genere trovava tanta cacca e pipì. E se l'albero muoveva i rami del vento? Se C'è qualcosa sotto. squillava il cellulare? C'è qualcosa sotto. Se qualcuno starnutiva? Qui c'è qualcosa sotto. E si beccava spesso un altro starnuto, da sopra a sotto, perché gli starnuti difficilmente vengono da soli. Se incrociava un ingorgo di macchine, camion e autobus e carrozze strombazzate. Qui c'è qualcosa sotto, si ficcava sotto le macchine controllandole con meticolosità, che manco un meccanico. Se qualcuno si aggiustava il cappello. E qui c'è qualcosa sotto, e una volta si prese pure una bella multa, perché il cappello era del vigile urbano, per non parlare di quando vide un tale aggiustarsi il parrucchino e Asia, come una sanetta, slump, glielo sottrasse per verificare cosa ci stava sotto. E sotto, naturalmente, c'era la pelata dell'uomo più ricco della città. Carabinieri, polizia, servizi segreti, arrestatela! Vedete come si finisce a voler sapere a tutti i costi cosa ci sta sotto le cose? Si finisce come Asia, in un carcere sperduto, chissà quale isola sperduta dell'Oceano Pacifico. Un fortino grigio, grigio e impenetrabile, senza celle. Si stava tutto in un enorme stanzone e lì Asia scoprì che non erano gli unici al mondo, lei e papà, ad avere quella smania del c'è qualcosa sotto. Anzi, erano un bel po'. E c'erano anche quelli del chissà cosa c'è dietro. Per fortuna, mamma Carla aveva le sue conoscenze per far tornare a casa la figlia prima dell'estate. Spero che tu sia contenta e che ne abbia già abbastanza di sta storia. Ma è contenta e contenta, Asia era tornata al carcere con un'impresa in mente, da far impallidire le sue imprese precedenti. Voleva sapere cosa c'era sotto la città. Sotto ogni edificio, palazzo, monumento, piazza, ponte. Così scassinò il Museo di Arte Futuristica e si impossessò del sottoterrestre, una sorta di trabicola trivella che esplorava le profondità della terra, come sottomarino quelle dei mari. In una notte perlustrò sotto le fondamenta di ogni palazzo, monumento, strada, ponte, piazza, giardino e all'alba, scavo finito, non c'era più nulla. Sotto la città restava solo un sottile strato di superficie che non poteva bastare a sostenere il peso di tutto quel cemento.
cominciò a creparsi come una lastra di ghiaccio polare durante il disgelo fino a... La superficie si frantumò e tutto precipitò giù verso il centro della terra. Asia, Tullio, mamma Carla, i palazzi, le automobili, le insegne, i computer, le cineprese, le siepi, le scuole, le persone, i professionisti, i barboni, i maestri, gli alunni, i medici, i canarini, i cani, i gatti, le foglie, i diari, i libri, le scrivanie, gli schedari, le torte, le pete, le facce, le chitarre, i tamburi, le idee, tutti come girandole verso il sottoterra che roteava. Come in un'enorme lavatrice o in un frullatore. Così, senza un preavviso e senza un però, Uno, due, tre, vissero vissero tutti tutti lavati e lavati frullati. e frullati. Bravissimo! Ti è piaciuto il mio crack? Crack! No, l'hai fatto troppo forte, se hai sentito troppo. Ma doveva sentirsi troppo perché è crollato il mondo! E mi sono forato le orecchie. Vabbè, poi quando lo vediamo in differita, in quel punto abbassiamo un po'. Hai fatto una faccia? Le mie orecchie. Intanto Anna Maria Abbate ci manda, cosa vedi tu? Tu vedi che tutto che ci E vede, il sono giovane. le mani che fanno così. Sono le mani che fanno così. Quindi direi che sono applausi e che quindi gli è piaciuto. Bene, aspettiamo qualche commento Qualche su questa domanda? bellissima fiaba. Esatto, qualche domanda, chiedeteci un po' qualche Curiosità? cosa. Il mio collega oramai capite. Fantastici, ci ha scritto Anna Maria. Grazie, grazie, grazie. Adesso, quando lui non se lo aspetta, riparto con crack. Sembra LOL. LOL? Cos'è LOL? Quando non ridi. Il programma quello che chi ride perde. Sembravi uno di quelli lì che io dico scemenze e tu rimani così impassibile. Non ho capito. Ti ricordi quel programma dove guai chi ride, che perde chi No, ride? Quello no. di cui che giocavo, del quale gioca, col quale giocavamo prima anche io e te. Quando da bambino, adesso tu non fai mai quel gioco che perde chi ride? No, No, giochiamo al Gartic Phone. Più bello. l'abbiamo giocato prima. Vorrei averti come alunno, sei una meraviglia, Daniela di Somma. Grazie. Cosa dici? Secondo te cambia idea? Il crack in effetti ha sorpreso tutti. È vero, giusto? Perché Matteo era così, è vero, Anna Maria? Era un attore, quando lui era insieme ai bambini, era fantastico, rimanevano tutti incantati. Aspettiamo ancora qualche minuto, sono le 19 e 11, quindi come tempi siamo perfetti, anche perché era ovvio che leggendo due fiabe avremmo impiegato un po' meno tempo rispetto al romanzo, Perfettamente vero? perfetti. Non Quindi ti ho siamo chiesto come perfettamente. stai? Come stai? Ah, sì. Ma devo rispondere come Lucia o Come come Lul? Lucia. Molto Bene, grazie, tutto bene. E tu come stai? bene, grazie. Wow, come sei chiacchierone stasera. Siete davvero grandi e anche Matteo capisco che lo è stato. Sì, in effetti sì. In effetti sì. Laura Raffa scrive bravissimi, Valeria Rivetti scrive bravissimi, poi abbiamo i fantastici. E quello? Un pupazzetto. Oh, come si chiama? Si chiama Pupazzetto. tipo Dracino Malfino. Adesso lo sai che lo dovrei anche spiegare questa cosa che No, nome è? aspetta, Dracino Malfoglino. Malfoglino. Ce lo puoi spiegare o Sì, rimarremo me l'ha così? regalato la mia insegnante di recitazione. Davvero? Sì, l'hanno fatto a mano.
vedere bene. E perché ha quel nome particolare? Perché sembra un personaggio di Harry Potter. Ah, vedi che c'è sempre qualcosa dietro, a proposito. Matteo era vulcanico. Avete interpretato benissimo le fiabe di Matteo, vedi? Ci abbiamo Abbiamo azzeccato. dato la giusta idea. Abbiamo dato la giusta idea. E soprattutto sono sicura che lui da lassù si starà svellicando dalle risate, sarà felicissimo. Quindi abbiamo fatto felici tutti. Bene, allora, io direi che, a meno che non ti venga in mente qualche cosa altro da dirci, nulla, per esempio non lo so come sta andando recitazione, anzi, sai Bene. cosa possiamo fare? Anzi, sempre sintetico il mio amico, anzi, sapete cosa possiamo fare? Visto che questa sera ci sono ospiti nuovi, sono quasi sicura, volevo ricordare che Matteo, giusto prima del lockdown, aveva pubblicato un cartonato. Adesso andiamo a vedere Anna Maria se continua, che cosa ci racconta di questo, perché era una fiaba molto bella che raccontava, mi sembra, dei cellulari, era qualcosa che riguardava la batteria. Anche a Luci hanno regalato un pupazzo fatto a mano. Vero Luci? Sì? Allora, con ordine. Anna Maria Abate dice: volevo ricordare che Matteo, giusto prima del lockdown, aveva pubblicato un cartonato che intitola La rivolta dei caricabatterie. Ed effettivamente è un'altra fiaba che io ancora non ho letto, che aspetto che Anna Maria mi mandi perché è molto molto bella. Invece Gabriella Doaggio scrive: anche a Lucia hanno regalato un pupazzo fatto a mano, vero Luci? Sì, mamma, è vero, mi hanno regalato un meravigliosissimissimo pupazzo che io ho chiamato Alex Scaglia perché me l'ha fatto Alessandra Scagliola. E visto che è una scrittrice, una ragazza che ci, una scrittrice che ci segue sempre quando c'è, quando può, adesso sta lavorando moltissimo e quindi ci vede in differita. Però me l'ha regalato lei. E visto che all'inizio non sapevo se poteva farle piacere che io dicessi il suo nome, allora ho detto che si chiamava Alex Scaglia, il mio pupazzo, ed è un orsetto bellissimo. Anna Maria Abate scrive: questo è già disponibile. Ecco, la rivolta dei caricabatterie è già disponibile anche in cartaceo, quindi si può acquistare. Noi ce lo prenderemo null e lo leggeremo in un'altra occasione. Allora, direi che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto che è di ebook, quello che c'è ad oggi per quanto riguarda Fiabe Libere Sicché Edizioni, ma sarà anche cartaceo a breve. Abbiamo appena detto che abbiamo a disposizione anche un cartaceo, un cartonato, che si intitola, come si intitola? La rivolta? Dei caricabatterie. Perfetto. Quindi direi che abbiamo detto tutto. Noi, io e tu e io, con tutti loro, ci vediamo mercoledì, non il prossimo, quello dopo, che sarà presumo il 28. Vediamo la regia, se sbaglio la regia dice subito, quindi secondo me è No, giusto. giù, è È giustissimo. giustissimo. È Ricordiamo i giusto. nostri, canali YouTube, dove potete trovare video di tutto e di più, per me, per grandi, per piccini, nulla a In Libreria con Nulla, il canale YouTube Seguitemi. che sta andando benissimo, quindi seguitelo. Il mio canale YouTube invece è Lucci con due C, dai, normale. Underscore legge, Lucci underscore legge. E lì potete trovare le fiabe, potete trovare le nostre puntate, perché abbiamo già fatto un sacco di puntate io e il mio amico, e le nostre puntate e tante tante altre cose. Seguiteci su Facebook, sul mio profilo Facebook, e buona serata. Vuoi dire ancora qualcosa? No, io no. Sei a posto? Abbiamo detto tutto? Bene, allora un abbraccio. Un bacio a te, amico mio, e ci vediamo presto. Ah, infatti mi sembrava strano. Se avesse visto Matteo Grimaldi questa cosa avrebbe pensato che invece no. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Allora, siamo Live!
Viva! Siamo live! Lo scriviamo anche. Siamo live! Aspettiamo gli occhietti e Siamo cominciamo. live. Facciamo un gioco. Proviamo a stare zitti finché non arriva qualche occhietto. Un occhietto è arrivato. Adesso un occhietto solo. Intanto io vado a collegarmi su Facebook. Collegarmi. Eccoci. Siamo arrivati. Vado a collegarmi e vedere se è tutto perfetto. Eccoci qua, siamo perfetti. Siamo perfettissimi. Siamo puntualissimi. Puntualissimi, aspettiamo gli amici. Vero? Allora io vado qua, rimango qui, così se qualcuno ci vuole scrivere, ci scrive. Come al solito abbiamo il nostro, io volevo mettermi la camicetta come va messa, ma in realtà non ci si riesce, non ci sta. E allora sai cosa ti dico? Che se va su non importa, perché non è che posso tutta la sera, no? Allora, vediamo un po'. Esatto, mi ricordava tanto il nostro meraviglioso Balletto. balletto che non so perché nulla oggi si è rifiutato di fare. Allora, amici, benvenuti a questa nuovissima puntata di Altalena di Letture. Questa sera io e Null abbiamo deciso di fare una puntata diversa dalle solite perché anziché leggere brani di romanzi, leggeremo due fiabe. Due fiabe di un autore che si chiama Massimo. Sì, ciao. Due fiabe di un autore che si chiama Matteo Abate, che ci ha lasciato pochissimo tempo fa, e abbiamo deciso di ricordarlo attraverso le sue fiabe. Lo dirò nell'arco della puntata più volte, è acquistabile l'ebook del suo libro che si chiama Fiabe Libere, edito, oddio non mi ricordo più, Sicché, e poi faccio presente che a breve uscirà anche il cartaceo, quindi al momento è disponibile su ebook, ma sarà disponibile anche cartaceo. Per cui non perdetevi l'occasione di avere insieme, tutte insieme, queste fiabe perché sono una più bella dell'altra. Allora, Nul, mi racconti un po' tu com'è andata con queste letture, come ti sei trovato? Io mi sono trovato benissimo con queste letture. Specialmente le due che abbiamo scelto mi hanno colpito particolarmente. Perché a quanto pare Lucia mi conosce bene, sono i miei gusti. Perché infatti una parlerà di animali. E tutti sanno che gli animali io li amo. E la seconda, di cosa parlerà Lucia? Ce lo vuoi Di cosa raccontare? parlerà la seconda? Non so se ve lo voglio raccontare. Perché? Mi sa che no. Ah, non lo raccontiamo? No, vorrei proprio invece di no. Anche se è un argomento, no? Anche questo a noi molto familiare, no? Vabbè, dai, lo anticipo. Si parla di libri gialli in realtà, quantomeno all'inizio, perché c'è qualcuno appassionato di libri. Allora, appena io ho iniziato a leggere questa fiaba, ho detto nostra, se si parla di libri, anche se se ne parla solo per 5 righe, per noi è nostra. E soprattutto c'è un'altra cosa che contraddistingue questa fiaba, la curiosità. Vero? E Sì, visto che sia io che Nul siamo due molto curiosi, io di abbiamo meno deciso. direi. Ah sì? Dici che sei meno curioso di me? Questa cosa va indagata e poi la vedremo, lo scopriremo. Alla In ogni prossima. caso, visto che lui, o meglio, lui è meno curioso di me e questa cosa la scopriremo nelle prossime puntate, andiamo a cercare di capire di che cosa stiamo parlando. Faccio una gran fatica a indicarti stasera. Allora, direi che siamo a. Caspita, ci sono un sacco di occhietti, 15 occhietti abbiamo già. Quindi io Wow. direi di cominciare perché le fiabe sono un po' lunghe, vero? In realtà l'abbiamo scelta accuratamente. Adesso nella nostra live che facciamo ormai di pubblicità abbiamo detto che avevamo scelto quelle che ritenevamo essere anche più
dialoganti bus, in modo che riusciamo io a farci i nostri soliti dialoghi. Allora, cominciamo con la prima fiaba che si intitola La sfida dei veterinari. Sei pronto? Certo, nato pronto. Partiamo. Bastiano poteva essere un grande veterinario. Aveva la vista d'aquila, il tocco vellutato, la mano ferma, l'intuito per la diagnosi, la competenza di chi ha studiato a lungo. Tuttavia, anche una passione viscerale per la scrittura e per i racconti che gli impedivano di svolgere con serenità ed efficacia la professione. Lui avrebbe fatto a meno di quel bestiame che gli passava sotto mano, ma la pressione dei genitori per migliorare la condizione sociale e l'ambizione a sentirsi chiamare dottore, anche se soltanto di mucche, cavalli e cagnolini, lo spinsero a malincuore ad abdicare alla scrittura, suo vero e unico pensiero, per dedicarsi agli interventi chirurgici. Quando si antepone l'interesse alla passione, accade quello che capitò a Bastiano. E cioè che nel bel mezzo degli interventi più delicati gli venisse in mente la trama intrigante di un racconto e che lì, seduta stante, mentre la pecora versava con le budella di fuori in condizioni pietose, egli tirasse fuori un taccuino e cominciasse a scrivere tranquillo, tranquillo i suoi appunti tra la costernazione generale degli assistenti. Ma nessuno osava proferire parola o parere perché Bastiano era il primario. Così finì per diventare un inaffidabile medico e uno scrittore di racconti frettolosi. O uno scrittore frettoloso di racconti e, vabbè, insomma, buono né a uno né all'altro. Frettoloso, certo, perché doveva scrivere in fretta i suoi appunti prima che la pecora, e dico pecora perché è il primo animale che mi viene in mente come vittima sacrificale, ma sarebbe potuto essere anche un pachidermo, un ermellino, una puzza o un fagiano. Prima che la pecora, dicevo, gli scappasse morta da sotto le mani. E quando non gli scappava morta, aveva qualcosa fuori posto. Per esempio, la coda sul naso, o le orecchie sulla pancia, o il fegato al posto del cuore, o gli intestini sopra e i polmoni sotto. E la povera pecora, al risveglio, nei casi in cui si risvegliava, si sentiva diversa, poverina, e se osava protestare con un innocente beh, ammesso che la lingua si trovasse ancora in bocca e non al posto della coda, veniva rimbrottato da Bastiano, che si era nel frattempo immerso in un'altra trama della sua fervida fantasia. Però i clienti continuavano a non mancargli perché Bastiano aveva fama di bravo cittadino. Anzi, di cittadino per bene, che fa più effetto, ossequioso delle tradizioni, rispettoso della famiglia, ordinato, studioso, facoltoso, insomma, un vero modello civico. E poco importava se di tanto in tanto s'ostinava in quella bizzarra fissazione narrativa e qualche gallina ci lasciasse le penne, o qualche cane il pelo, o qualche gatto i baffi. Era meglio affidarsi ad un veterinario per finta, ma per bene, che a uno per bravo, ma per vero. Uno bravo per davvero, c'era davvero in realtà, ed aveva lo studio proprio di fronte a quello di Bastiano, proprio dall'altra parte della strada. Ma non ci andava nessuno, perché più che uno studio medico pareva una fattoria, anzi era proprio una fattoria adibita a studio, per far trovare gli animali a loro agio. Mentre al contrario lo studio di Bastiano era liscio liscio, chiaro chiaro e squadrato squadrato. Un'impeccabile clinica di bellezza, come se gli animali andassero dal veterinario per farsi belli, più che per farsi sani. In compenso si sentivano a proprio agio i padroni e trovavano l'ambiente di proprio gradimento. Non è che il veterinario di fronte fosse invidioso di Bastiano e dei suoi clienti, però soffriva parecchio quando sentiva i nitriti di disapprovazione o gli squittii terrorizzati, o lo starnazio cinese delle oche italiche che fuoriuscivano dalla sala operatoria bastianea. Dopo gli interventi, quando, cioè, gli animali si rendevano ben conto di cosa avesse combinato quel cosiddetto dottore, che metteva arti e piume e penne e zampe e code al contrario, da cui il soprannome Bastian Contrario. E ancor più soffriva quando li vedeva uscire, trasfigurati, somiglianti a tutto tranne che ad animali conosciuti,
povere vittime dall'ispirazione letteraria del primario. Così non ne poteva più di non dormire la notte per la coscienza che gli rimordeva. Perché quando si vedono cose storte e non si interviene, la coscienza rimorde. A molti, a pochi, ad alcuni. Comunque, al nostro Santino, di certo. Al nostro Santino la coscienza mordeva le caviglie nel sonno e al mattino era sempre costretto a zoppicare. Ma il venerdì del primo del mese prossimo, alle 9 in punto del mattino, dopo l'alba e prima di mezzogiorno, Santino attese Bassiano davanti alla porta scorrevole della clinica, che quella mattina non scorreva più, perché l'aveva fissata con l'attac, e quindi il personale e i clienti erano assemblati costernati sul vialetto in attesa dell'arrivo del primario Bastian Contrario, che, come tutti i primari, si faceva attendere e arrivava sempre dopo, il che gli conferiva aura, blasone e importanza. Quando si fermò con la Cadillac blu davanti al vialetto, gli corsero incontro e cominciarono a picchiettare allarmati al finestrino, gesticolando e mimando la gravità della situazione. Ma Bastiano, da dentro, faceva cenno di attendere ancora un attimo, perché stava appuntando l'ultima traccia di racconto che gli era venuta proprio lì lì, mentre spegneva l'auto. Che pazientassero ancora un paio di minuti! Scrivacchiò sui fogli poggiati sullo sterzo, con la testa curva curva e il muso che quasi annusava la carta. Quando finì, con uno scatto rilassò le spalle e la testa sul sedile, chiudendo gli occhi, come chi provenga dalle fatiche di Ercole. Mentre fuori si cercava febbrilmente di far capire al dottore che, sì, insomma, non era proprio normale che li trovasse lì, clienti e personale, attorno alla sua auto. Ma si sa che gli scrittori non vogliono sentire ragioni quando la musa li interpella. Certo, se il tuo mestiere è un altro e non fai quello che sei, si creano strani ingorghi e situazioni spiacevoli. Intendo, sì. Ecco, per i pescatori veri il pescare è un piacere, per i gelatai veri fare il gelato è un piacere e per gli avvocati veri l'avvocatura è una gioia e per le cuoche vere la cucina è un super piacere, anche per i veterinari dovrebbe funzionare così. Per i veterinari veri curare gli animali è una gioiosa missione, il primo piacere in assoluto. Noi sappiamo che Bastiano aveva scelto veterinaria non per piacere, ma per fare un piacere. E che il suo sommo piacere, anche se non era il suo mestiere, era la scrittura. Perciò tralasciava il suo mestiere per un piacere che non era il suo mestiere. Spero di essermi spiegato. Finalmente scese dall'alto. Cosa? E chi ha osato far questo? E perché non mi avete avvertito subito, appena sono arrivato? So a cosa pensate, ma il primario è come il cliente, ha sempre ragione. Tutti fecero finta di non aver sentito, però udirono bene il proclama tonante di sfida che proveniva da dietro le loro spalle. «Io ti sfido, veterinario Bastian Contrario!» avanzava pieno di contegno cavalleresco il Santino. «Qui davanti ad infermieri, clienti e animali, io ti sfido!» «Ah, ecco spiegato il mistero!» E Bastiano si diede una manata sulla fronte, sporgendo all'indietro la testa in una pittoresca risata. Ridi, ridi, ridi pure, dottor Bastiano. Io dimostrerò che gli animali preferiscono essere curati da me piuttosto che da te. La risata restò smorzata in gola a Bastiano, come un gargarismo mal riuscito, e piano piano la sua faccia divenne paonazza. Anche gli animali trattennero il respiro, mentre i padroni no. Per i padroni, gli animali preferiscono quello che preferiscono i padroni. In genere è così. Ma in quel caso era diverso, perché sotto le grinfie del veterinario scrittore ci sarebbero andate le penne, le piume, le pance degli animali, mica le teste dei padroni. Infatti, quando Sandino, svelto, corse dall'altro lato della strada e piazzandosi davanti alla sua clinica fattoria, urlò: «Animali, quale clinica preferite, la mia o quella del primario Bastiano?»
Allora cominciò un tirare di guinzaglio imbestialito, uno starnazzare e zampettare inferocito dentro le gabbiette e i trasportini, e le braccia e le gambe dei padroni si tesero allo spasimo per trattenere i loro sottoposti, i loro animali, che avevano scelto in coro, in gruppo, di svegliarsela. Da quell'altro lì, che diceva di essere un veterinario, verso quella cosa lì, che aveva tutta l'aria di una stalla. Non ci fu nulla da fare. La fama di Bastiano lo precedeva. Ognuno di quei poveri animaletti aveva avuto un parente, un amico, un vicino di cuccia straformato dal pericoloso veterinario, e ognuno di loro aveva ricevuto lo stesso avvertimento e consiglio: stai alla larga da Bastian Contrario. Così non si fecero ripetere l'invito di Saltino, che tra l'altro profumava di persona buona. Eh già, gli animali giudicano a olfatto, non ad abiti firmati. Non se lo fecero ripetere dunque, strapparono i guinzagli, sfondarono gabbiette e trasportini e si catapultarono in velocità dentro la fattoria per occupare i posti migliori, in questo perfettamente uguali agli esseri umani. Aveva un bello sbracciarsi il primato Bastiano. Tornate indietro, che fate, incoscienti deficienti? E voi? Rivolgendosi ai suoi aiutanti medici e infermieri, che state lì impalati? Ma i suoi infermieri e dottori si tolsero il camice e passarono al nemico, chiedendo a Santino di prendere a lavorare nella sua fattoria. Con vera gioia li accolse Santino, che sapeva accogliere soltanto così. Ai nostri animali, protestarono i padroni dal marciapiede dell'altra clinica, ma non ai nostri portafogli. Curateli pure, quegli ingrati, ma curateli gratis. E siccome videro il povero Bastiano piangere, ginocchioni, lacrime di rabbia e orgoglio ferito, e loro preferivano senza dubbio lui, che era un cittadino per bene, ossequioso della tradizione e rispettoso della famiglia, un modello civico, insomma, per evitare che la bellissima e modernissima clinica chiudesse, cominciarono a, non ci crederete mai. E non ci credevano nemmeno dall'altra parte del marciapiede, quello della fattoria. Infatti, i padroni cominciarono a imitare gli animali. Chi il cavallo, chi l'oca, chi il pipistrello, chi il serpente, chi l'elefante, chi l'iguana, chi il pulcino, chi il cinghiale, chi il criceto, chi il cane bianco, chi il gatto grigio. E in quel ritrovarsi circondato ancora da animali così bizzarri, più bizzarri di quanto gli conciasse in genere lui stesso, il primario Bastiano si riebbe. Si sollevò con rinnovato contegno maestoso, con spalle ben dritte e torace sporgente, si rivolse ai suoi nuovi pazienti ed esclamò: Vediamo come posso curarvi! Non è vero, non disse questo. Disse invece: Mi è appena venuta l'ispirazione per un nuovo racconto. E come sempre. Sul taccuino l'appuntò! Bella, 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 molto, molto divertente questa fiaba che insegna tante cose, no? L'abito non fa il monaco, però a volte sì, giusto? E allora Sì. una riflessioncina la dobbiamo fare, perché essendo altalena di letture, no? Dobbiamo per forza fare una riflessione su questo. E facciamo una riflessione che mi viene giusto appunto in mente in questo momento, quindi sei pronto? Vai, vai, vai. Allora, è più importante realizzare i propri sogni o realizzare oppure guadagnare tantissimo? Beh, allora, tutte le persone famose, ho visto un'intervista di Steve Jobs, mi sembra, che No, è diceva giusto. che le persone famose fanno, cioè se ci rendiamo conto, fanno quello che gli piace fare, perché se non ti piace, non ami fare una cosa, la molli dopo un po'. Cioè, o la fai perché non trovi lavoro e quindi devi fare una cosa che però non ami veramente, oppure ci sono alcuni lavori, tipo lo scrittore, che non puoi fare.
se non lo ami davvero, perché poi molli e prima o poi te ne vai. E anche magari delle persone come gli sportivi che guadagnano tanto, comunque, se non amassero davvero lo sport che fanno, non si sarebbero continuati ad allenare costantemente e non sarebbero arrivati a quei livelli. Sono d'accordo. C'è anche da dire una cosa che però non va trascurata, ovvero l'umiltà e il talento. Perché io ti posso dire che mi piacerebbe tanto essere un'étoile della Scala, ma se non sono capace a ballare, allora va bene provare, no? Quando si è più piccoli, quando si è giovani, normalmente si iniziano 18 sport contemporaneamente, no? E allora piano piano scarti, questo mi piace, questo mi piace, questo mi piace. Poi c'è il talento, e secondo me il talento si vede subito. Cioè, secondo me tu, se avete voglia di andare in libreria con Null, il canale YouTube di Null, e andate a cercarvi i suoi primi video, si vede, ma si vede che ha talento. Poi, diventando grande, adesso Grazie. è già più grande, ha 5 anni di più rispetto a quando ha cominciato, forse anzi qualcuno in più. Hai cominciato quanti anni avevi? 5 o 7? Non me lo ricordo. Boh, Quando hai credo cominciato? 7. 7. 7. Quindi in 5 7-8. anni ci sono i video. La cosa più bella di questi social è che si può vedere la crescita esponenziale che ha avuto questo ragazzino. Permettimi di chiamarti ancora ragazzino perché sennò io sarei ottuagenaria, sono troppo ottuagenaria, non è possibile, ma dovrei essere una megera. Già domani sera farò una puntata con la mia collega dove parleremo di Tardone, ma lasciamo perdere. Rimaniamo giovani questa sera e devo dire che, tornando a bomba, come dico io, il talento è veramente importante. Quindi, come si vedeva immediatamente la tua passione e il tuo talento, ahimè, qualche volta questo non accade, no? E anche negli scrittori, noi ne conosciamo tanti di scrittori e soprattutto abbiamo letto tantissimi libri e ci è capitato di leggere anche libri di persone che insomma proprio il talento non è che ce l'avessero, no? Quindi magari qualche scrittore emergente che fa benissimo, è bravissimo, sono contenta che lui provi a scrivere, però. E allora in quel caso ci vuole l'umiltà, perché se uno pensa di aver scritto la Divina Commedia, magari rimane deluso, no? Quindi tornando all'argomento della fiaba. C'è questo personaggio che alla fine, anche un po' per far felice la famiglia, fa un mestiere che non gli appartiene, no? Però nel suo cuore c'è la scrittura. E allora, come giustamente scrive Matteo, occhio, perché si rischia di non fare bene nessuna delle due cose. Perché mentre opero penso al racconto e quando faccio il racconto intanto opero. Intanto scrivono, nel primo video che hai messo online avevi 8 anni. Quindi qui c'è la precisazione, così sono passati 4 anni dal tuo primo video. Poi andiamo a vedere un po' i commenti che li vedi tu, no? Leggiamoli un po'. Ce ne sono tanti, eh? Ho visto un commento bruttissimo. Bruttissimo, che senso? Bruttissimo. Che qual è? Si chiama In libreria con Null. No, leggi quello dopo. Allora, c'è Lucia Caponetto che dice: "Ciao Gabriella. E poi cosa dice Lucia Caponetto? Glielo compro io il coniglio." Sì, lo voglio un coniglio. Coniglio. Quindi abbiamo superato il commento brutto di libreria con Null, perché lei te lo compra, no? Poi andiamo avanti con i commenti, ci dicono bravissimi. Poi, Simona Ausili, sai che Simona Ausili era una mia collega tanti anni fa nel mio lavoro precedente. Poi c'è Gabriella Doraggio che sta guardando, bellissima fiaba, bravi, scrive Vera Giorgianni. Anna Maria Abate, che è la sorella di Matteo. Ciao Anna Maria, la Ciao. salutiamo. Ci scrive bravi. Bravissimi, scrive Luciana Riu. Quindi direi che abbiamo avuto successo noi e soprattutto questa fiaba meravigliosa. Che cosa possiamo dire ancora di questa fiaba? Ti viene in mente qualche cosa? Beh, il fatto che Santino fa proprio un alloggio per gli animali a stile fattoria, piuttosto che Bello, eh? tenerlo di lusso, però
solo di lusso, cioè è solo il lusso. Quindi anche qui capiamo quanto sia importante sentirsi a proprio agio, no? Uno può vivere in un castello e avere il terrore di toccare e rompere, invece vivere in un ambiente un pochino più tradizionale, un pochino più umile, ma essere felice, giusto? Con la sua libreria dietro. L'importante è che ci siano i libri, tanto per cominciare. Un castello senza libri Libri. sarebbe terribile. Un castello di libri, invece, si potrebbe anche valutare di poterci andare a vivere. Cosa dici? Sì. Un letto col materasso di libri, però un po' scomodo. No, meglio intorno. Tutte le E un pareti bel di libri. piumino. I pareti di libri, caspita, che meraviglia. Immagini libri. No. Vabbè, può bastare, cosa dici? Andiamo un po' avanti. Intanto chiediamo, visto che stasera siete tantissime, ci mandate cuori, ci scrivete commenti, vi prego di commentare. Visto che siamo a metà dell'opera, io ricordo a tutte le persone che ci stanno ascoltando che Fiabe Libere di Sicché Editore si può trovare in ebook e a breve sarà possibile anche acquistare il cartaceo, perché so per certo che ci si sta muovendo, anzi si stanno muovendo per poter avere anche il cartaceo, quindi avremo l'opportunità, come piace a noi, di toccarli con mano, eh? Perché ci piace a noi avere i libri. Allora, adesso partiamo con un'altra fiaba e direi che questa fiaba la inizi tu. Io dico soltanto il titolo, d'accordo? La fiaba si intitola Fiaba del... Qui c'è qualcosa sotto. Vai! Incomincio io. Il padre di Asia adorava leggere libri gialli, quelli in cui c'è un mistero da risolvere. Amava così tanto leggerli che si era procurato una partita di lampadine gialle per poter avere la luce gialla mentre leggeva il giallo nel suo sgabuzzino segreto, rannicchiato su uno scatolone, con la mano destra sotto il mento, tra la mezzanotte e le 3 del mattino, perché poi doveva andare ad aprire l'edicola. La signora Carla, che era una gran casalinga e un'ottima cuoca, guardava con simpatia all'ennesima mania del marito. Anzi, a dire il vero, se l'era sposato proprio per le sue simpatiche fissazioni, che spuntavano una settimana sì e l'altra pure. Come portare sempre 3 capelli fuori posto, o indossare i calzini spaiati, o sgranocchiare semi di melograno a posto dei popcorn. Perciò, quando comparve quel nuovo vezzo, non si meravigliò né si allarmò, pensando che di lì a 10 giorni Tullio si sarebbe stufato di leggere. Invece, non si trattò della solita mania passeggera. Ben presto il marito cominciò ad aggirarsi con fare circospetto. E ogni 5 passi diceva con voce cavernosa: "Qui c'è qualcosa sotto! Se cantava l'uccellino, Qui c'è qualcosa sotto! se il sole sorgeva all'alba e calava al tramonto, Qui c'è qualcosa sotto! se un clacson strombazzava, se Qui c'è qualcosa sotto! un passante zoppicava, Qui c'è qualcosa sotto! se un altro passante andava veloce, Qui c'è qualcosa sotto! se si trovava imbottigliato nel traffico, Qui c'è qualcosa sotto! se gli chiedevano un'informazione tipo dove si trova via Tal dei Tali, Qui c'è qualcosa sotto. Se un un aeroplano aeroplano. cadesse sul cielo? Qui c'è qualcosa sotto. Se le onde si ripetevano sulla battigia? E qui c'è qualcosa sotto. Se la lancetta dell'orologio faceva tic-tac? Qui c'è qualcosa sotto. E se la sveglia dell'iPhone squillava? Così Tullio decise di vendere il chiosco dei giornali e di aprire un'agenzia di investigazioni per dedicarsi alla sua vera vocazione, scovare cosa c'era sotto. Con la mantellina veletta della nonna sulle spalle e il pisné del nonno per sbirciare i particolari più nascosti, Tullio attendeva fiducioso che qualche cliente entrasse nel suo ufficio. Siccome non entrò mai nessuno, egli si inventò casi e clienti e cominciò ad indagare a piacimento. La storia continuò per ben 5 anni, altro che mania passeggera! La piccola Asia crebbe così con il ritornello costante nelle orecchie. Qui c'è qualcosa sotto.
qui c'è qualcosa sotto, qui c'è qualcosa sotto, qui c'è qualcosa sotto. Pian piano, inevitabilmente, secondo rigida catena causa-effetto, cominciò a sbirciare il di sotto delle cose. Se si mangiava a casa con i parenti, Asia. Asia era sotto al tavolo per rendersi conto di com'era sotto il tavolo. Se si stava davanti alla TV, Asia? Asia stava sotto la TV perché era più interessante che davanti. Davanti la vedono tutti, la TV. Cosa hai fatto? Si disperava mamma Carla. Hai creato un mostro. Guardala, la nostra piccolina. E aveva 30 anni. Guardala, la nostra piccolina, sempre sotto alle cose. È lo zimbello di tutti, non troverà mai marito, né lavoro né amici. Invece Tullio, che aveva ormai abbandonato da tempo l'attività investigativa, si sentiva orgoglioso quando vedeva Asia esplorare il sotto delle cose in casa, della poltrona, delle sedie, della scrivania, del lavello e di sopra dei lampadari. Perché nei lampadari, il vero di sotto, ciò che non si vede, è di sopra. E anche per strada Asia compiva meraviglie. Se un cameriere portava un vassoio con bibite e stuzzichini, Qui c'è qualcosa sotto. lo bloccava e verificava il di sotto del vassoio. Se un passante aveva prurito e si grattava sotto l'ascella. Qui c'è qualcosa sotto. Alzi, sollevi il braccio. E continuava sotto l'ascella. Naturalmente ci trovava l'ascella. Se un neonato piangeva. Qualcosa sotto. E in genere trovava tanta cacca e pipì. E se l'albero muoveva i rami del vento? Se C'è qualcosa sotto? squillava il cellulare? C'è qualcosa sotto? Se qualcuno starnutiva? Qui c'è qualcosa sotto! E si beccava spesso un altro starnuto, da sopra a sotto, perché gli starnuti difficilmente vengono da soli. Se incrociava un ingorgo di macchine, camion e autobus e carrozze strombazzate, Qui c'è qualcosa sotto, si ficcava sotto le macchine controllandole con meticolosità, che manco un meccanico. se qualcuno si aggiustava il cappello. E qui c'è qualcosa sotto, e una volta si prese pure una bella multa, perché il cappello era del vigile urbano, per non parlare di quando vide un tale aggiustarsi il parrucchino e Asia, come una sanetta, slump, glielo sottrasse per verificare cosa ci stava sotto. E sotto, naturalmente, c'era la pelata dell'uomo più ricco della città. Carabinieri, polizia, servizi segreti, arrestatela! Vedete come si finisce a voler sapere a tutti i costi cosa ci sta sotto le cose? Si finisce come Asia, in un carcere sperduto su chissà quale isola sperduta dell'Oceano Pacifico. Un fortino grigio, grigio e impenetrabile, senza celle. Si stava tutto in un enorme stanzone e lì Asia scoprì che non erano gli unici al mondo, lei e papà, ad avere quella smania del c'è qualcosa sotto. Anzi, erano un bel po'. E c'erano anche quelli del chissà cosa c'è dietro. Per fortuna, mamma Carla aveva le sue conoscenze per far tornare a casa la figlia prima dell'estate. Spero che tu sia contenta e che ne abbia già abbastanza di sta storia. Ma è contenta e contenta, Asia era tornata al carcere con un'impresa in mente da far impallidire le sue imprese precedenti. Voleva sapere cosa c'era sotto la città. Sotto ogni edificio, palazzo, monumento, piazza, ponte. Così scassinò al Museo di Arte Futuristica e si impossessò del sottoterrestre, una sorta di trabicola trivella che esplorava le profondità della terra, come il sottomarino quelle dei mari. In una notte perlustrò sotto le fondamenta di ogni palazzo, monumento, strada, ponte, piazza, giardino e all'alba, scavo finito, non c'era più nulla. Sotto la città restava solo un sottile strato di superficie che non poteva bastare a sostenere il peso di tutto quel cemento. Cominciò a creparsi come una lastra di ghiaccio polare durante il disgelo fino a crac!
La superficie si frantumò e tutto precipitò giù verso il centro della terra. Asia, Tullio, mamma Carla, i palazzi, le automobili, le insegne, i computer, le cinepresi, le siepi, le scuole, le persone, i professionisti, i barboni, i maestri, gli alunni, i medici, i canarini, i cani, i gatti, le foglie, i diari, i libri, le scrivanie, gli schedari, le torte, le penne, le macchie, le chitarre, i tamburi, le idee, tutti come girande verso il sottoterra che roteava, come in un'enorme lavatrice o in un frullatore. Così, senza un preavviso e senza un però, Uno, due, tre, vissero vissero tutti tutti lavati e lavati frullati. e frullati. Bravissimo! Ti è piaciuto il mio crack? Crack! No, l'hai fatto troppo forte, se hai sentito troppo. Ma doveva sentirsi troppo perché è crollato il mondo! E mi sono forato le orecchie. Vabbè, poi quando lo vediamo in differita, in quel punto abbassiamo un po'. Hai fatto una faccia? Le mie orecchie. Intanto Anna Maria Abate ci manda, cosa vedi tu? Tu vedi che tu ci E vedi, sei sono giovane. le mani che fanno così. Sono le mani che fanno così. Quindi direi che sono applausi e che quindi gli è piaciuto. Bene, aspettiamo qualche commento su questo, Qualche su questa domanda? bellissima fiaba. Esatto, qualche domanda, chiedeteci un po' qualche Curiosità? cosa. Il mio collega oramai capite. Fantastici, ci ha scritto Anna Maria. Grazie, grazie, grazie. Adesso, quando lui non se lo aspetta, riparto con crack. Sembra LOL. LOL, cos'è LOL? Quando non ridi. Il programma, quello che chi ride perde. Sembravi uno di quelli lì che io dico scemenze e tu rimani così impassibile. Non ho capito. Ti ricordi quel programma dove guai chi ride, che perde chi No, ride? Quello di cui, che giocava, del quale gioca, col quale giocavamo prima anche io e te. Quando da bambino, adesso tu non fai mai quel gioco che perde chi ride? giochiamo No, al Gartic Phone. Più bello. l'abbiamo giocato prima. Vorrei averti come alunno, sei una meraviglia, Daniela di Somma. Grazie. Cosa dici? Secondo te cambia idea? Il crack in effetti ha sorpreso tutti. È vero, giusto? Perché Matteo era così, è vero, Anna Maria? Era un attore, quando lui era insieme ai bambini, era fantastico, rimanevano tutti incantati. Aspettiamo ancora qualche minuto, sono le 19 e 11, quindi come tempi siamo perfetti, anche perché era ovvio che leggendo due fiabe avremmo impiegato un po' meno tempo rispetto al romanzo, Perfettamente vero? perfetti. Non Quindi ti ho siamo chiesto come perfettamente stai? perfetti. Come stai? Ah, sì. Ma devo rispondere come Lucia o Come come Lul? Lucia. Molto Bene, grazie, tutto bene. E tu come stai? bene, grazie. Wow, come sei chiacchierone stasera. Siete davvero grandi e anche Matteo capisco che lo è stato. Sì, in effetti sì. In effetti sì. Laura Raffa scrive bravissimi, Valeria Rivetti scrive bravissimi, poi abbiamo i fantastici. E quello? Un pupazzetto. Oh, come si chiama? Si chiama tipo Dracino Malfino. Adesso lo sai che lo dovrei anche spiegare questa cosa che No, no, nome aspetta, Dracino Malfoglino. è? Malfoglino. Ce lo puoi spiegare o Sì, rimarremo me l'ha così? regalato la mia insegnante di recitazione. Davvero? Sì, l'hanno fatto a mano. Fammelo vedere bene. E perché ha quel nome particolare? Perché sembra un personaggio di Harry Potter. Ah, vedi che c'è sempre qualcosa dietro a proposito.
Matteo era vulcanico. Avete interpretato benissimo le fiabe di Matteo, vedi? Ci abbiamo Abbiamo azzeccato. dato la giusta idea. Abbiamo dato la giusta idea. E soprattutto sono sicura che lui da lassù si starà svellicando dalle risate, sarà felicissimo. Quindi abbiamo fatto felici tutti. Bene, allora, io direi che, a meno che non ti venga in mente qualche cosa altro da dirci, nulle, per esempio, non lo so come sta andando recitazione. Anzi, sai Bene. cosa possiamo fare? Anzi, sempre sintetico il mio amico. Anzi, sapete cosa possiamo fare? Visto che questa sera ci sono ospiti nuovi, sono quasi sicura, volevo ricordare che Matteo, giusto prima del lockdown, aveva pubblicato un cartonato. Adesso andiamo a vedere Anna Maria se continua che cosa ci racconta di questo, perché era una fiaba molto bella che raccontava, mi sembra, dei cellulari. Era qualcosa che riguardava la batteria. Anche a Luci hanno regalato un pupazzo fatto a mano. Vero, Luci? Sì? Allora, con ordine. Anna Maria Abate dice: volevo ricordare che Matteo, giusto prima del lockdown, aveva pubblicato un cartonato che intitola La rivolta dei caricabatterie. Ed effettivamente è un'altra fiaba che io ancora non ho letto, che aspetto che Anna Maria mi mandi perché è molto molto bella. Invece Gabriella Doaggio scrive: anche a Luci hanno regalato un pupazzo fatto a mano, vero Luci? Sì, mamma, è vero, mi hanno regalato un meravigliosissimissimo pupazzo che io ho chiamato Alex Scaglia perché me l'ha fatto Alessandra Scagliola. E visto che è una scrittrice, una ragazza che ci, una scrittrice che ci segue sempre quando c'è, quando può, adesso sta lavorando moltissimo e quindi ci vede in differita. Però me l'ha regalato lei e visto che all'inizio non sapevo se poteva farle piacere che io dicessi il suo nome, allora ho detto che si chiamava Alex Scaglia, il mio pupazzo, ed è un orsetto bellissimo. Anna Maria Abate scrive: questo è già disponibile. Ecco, la rivolta dei caricabatterie è già disponibile anche in cartaceo, quindi si può acquistare. Noi ce lo prenderemo null e lo leggeremo in un'altra occasione. Allora, direi che abbiamo detto tutto, abbiamo detto che è l'ebook, quello che c'è ad oggi per quanto riguarda Fiabe Libere Sicché Edizioni, ma sarà anche cartaceo a breve. Abbiamo appena detto che abbiamo a disposizione anche un cartaceo, un cartonato, che si intitola, come si intitola? La rivolta? Dei caricabatterie. Perfetto. Quindi direi che abbiamo detto tutto. Noi, io e tu, tu e io, con tutti loro, ci vediamo mercoledì, non il prossimo, quello dopo, che sarà presumo il 28. Vediamo la regia. Se sbaglio, la regia dice subito, quindi secondo me è No, giusto. giù, è È giustissimo. giustissimo. È Ricordiamo i giusto. nostri, canali YouTube, dove potete trovare video di tutto e di più, per me, per grandi, per piccini. Nulla ha in libreria con nulla. Il canale YouTube Seguitemi. che sta andando benissimo, quindi seguitelo. Il mio canale YouTube invece è Lucci con due C, dai, normale, underscore legge. Lucci underscore legge. E lì potete trovare le fiabe, potete trovare le nostre puntate, perché abbiamo già fatto un sacco di puntate io e il mio amico, e le nostre puntate e tante tante altre cose. Seguiteci su Facebook, sul mio profilo Facebook e buona serata. Vuoi dire ancora qualcosa? No, io no. Sei a posto? Abbiamo detto tutto? Bene. Allora, un abbraccio, un bacio a te, amico mio, e ci vediamo presto. Ah, infatti mi sembrava strano. Se avesse visto Matteo Grimaldi questa cosa avrebbe pensato che invece no. Ciao. Ciao.